Cari fratelli e sorelle, per il culto speciale di oggi, con il fratello Frank, vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti. I nostri cuori sono pieni di gratitudine per il fatto che ci è stato permesso di vederci ancora una volta dopo tanto tempo, di avere comunione, di ascoltare la sua preziosa e santa parola tramite una bocca incaricata. In modo molto speciale vorrei anche salutare, dare il benvenuto in mezzo a noi al nostro caro fratello Frank. Fratello Frank. Ti auguriamo con tutto il cuore le ricche benedizioni di Dio. Che il Signore ti sollevi e ti fortifichi di nuovo con la sua potenza di risurrezione e anche con la sua potenza creativa, la potenza miracolosa e la preghiera di tutti noi. Il fratello Frank compirà 90 anni tra poco più di un anno. Il fedele Signore ha esaudito il desiderio del suo cuore di testimoniare oggi ancora una volta il Vangelo. Fino all'inizio della pandemia di coronavirus, per 50 anni il fratello Frank ha predicato la parola rivelata, la parola del tempo della fine, ogni ultima domenica del mese qui in questo luogo, da questa piattaforma dove mi trovo adesso. Fratello Frank, io credo che in tutti questi numerosi anni il tuo servizio sacrificale non sia stato vano. Sono convinto che anche da Zurigo alla fine ci sarà un grande raccolto che sarà portato nella gloria. Non potremo mai ringraziare abbastanza il Signore per aver chiamato e stabilito il nostro fedele servitore per proclamare questo divino messaggio biblico a tutte le nazioni del mondo e che anche noi possiamo averne parte. La tavola del Signore è ancora riccamente imbandita. Ringraziamo il Signore per questo. Noi lo lodiamo e lo glorifichiamo. E vediamo che la sua parola si sta adempiendo davanti ai nostri occhi. E presto potremo vedere ciò che abbiamo creduto per molti anni. Prima della preghiera vorrei leggere una parola in Atti degli Apostoli capitolo 26. Atti degli Apostoli capitolo 26. Leggo il versetto 22. Ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire. Quando ho letto questa parola, ho pensato che ciò non vale solo per Paolo, ma vale anche per il nostro caro fratello Frank. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo è semplicemente indescrivibile. Leggiamo ancora il Salmo 36. Salmo 36, dal versetto 5 fino al versetto 10. O eterno, la tua benignità va fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come le montagne di Dio. I tuoi giudizi sono un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benignità. Perciò i figlioli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali, sono saziati dell'abbondanza della tua casa. E tu li abbeveri al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita. E per la tua luce noi vediamo la luce. Continua la tua benignità verso di quelli che ti conoscono, e la tua giustizia verso i retti di cuore. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Abbiamo letto qui che la grazia di Dio non arriva solo fino a domani o a dopodomani, ma fino alla gloria. Lode e ringraziamenti siano al Signore. Preghiamo insieme. Benigno Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore di poter vivere negli ultimi giorni del tempo della grazia. Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che ci hai dato in questo luogo in più di 50 anni e per tutte le grandi cose che hai fatto per noi. Oh Signore, come meraviglioso che la tua grazia arriva fino al cielo anche per noi e la tua fedeltà fino alle nuvole. Ti ringraziamo che in sul far della sera c'è stata la luce. Solo in te è la fonte della vita e nella tua luce noi vediamo la luce. Signore, con il tuo aiuto vorremmo imparare ancora meglio a cercare prima il regno di Dio, affinché tutto il resto ci sia concesso e che il tuo beneplacito possa riposare su di noi. Caro Signore, vieni oggi in mezzo a noi. Sii presente e attraversa le nostre file. Benedici tutti coloro che hanno fatto richieste di preghiera affinché la vittoria del Golgotha sia resa manifesta. O per oggi in modo potente. Noi confidiamo solo in te. Affinché nei tabernacoli dei giusti si possa cantare della tua vittoria. Benedice e fortifica in modo speciale l'anziano portatore della parola. Infondigli la tua potenza di risurrezione e ungi le sue labbra mentre in seguito ci parlerà. Che l'unzione dello Spirito Santo sia su tutta l'assemblea e che il Signore dia la grazia che nessuno lasci questa riunione a mani vuote. Grande Dio, oggi vogliamo sapere che tu sei ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. ti chiediamo tutto questo Amen. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Es ist oft wunderbar, in dem Blut des Herrn, in dem Blut des Herrn, es ist In dem Blute des Heilands allein. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg, In dem Blute des Herrn, in dem Blute des Herrn. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg, In dem Blute des Heilands allein.

è stato incaricato dal Signore e possiamo dire con convinzione che il Signore si è rivelato come il medesimo nel nostro tempo e ha fatto allo stesso modo di quando in quel tempo egli camminava sulla terra. E quando ho visto e sentito questo, mi è venuto il pensiero principale. E il pensiero principale è stato che il nostro Signore è venuto a compiere la redenzione. I miracoli di guarigione e tutti gli altri miracoli che il Signore ha fatto facevano parte del suo ministero come profeta. Perché Mosè aveva già detto attraverso lo Spirito di Dio, in Deuteronomio capitolo 18, versetto 18, il Signore Dio susciterà un profeta come me tra i vostri fratelli. E in Atti degli Apostoli capitolo 3, Pietro ha descritto questo passo dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento. Lo ripeto, le cose potenti che hanno avuto luogo nel ministero del fratello Branham, sono state meravigliose, ma non si tratta di questo. Si tratta di dare l'ultima chiamata alla Chiesa del Dio vivente attraverso l'ultimo messaggio. Voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi, e non toccate nulla di mondo. Si tratta del messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E possiamo dire con convinzione e con veridicità questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Questo è ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24, versetto 14, che il Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza e poi verrà la fine. Questo passo della scrittura si è avverato per la prima volta nel nostro tempo. E possiamo veramente ringraziare il Signore per questo. Ringraziarlo per aver aperto i nostri occhi spirituali e per aver aperto i nostri cuori e averci permesso di condividere ciò che Dio sta facendo attualmente. Sono grato al Signore dal profondo del cuore per aver conosciuto il fratello Branham per dieci anni, di essere stato in collegamento con lui, di essere stato nelle sue riunioni, di essere stato nella sua casa e di aver viaggiato con lui nella sua auto. Sono grato a Dio di aver conosciuto personalmente questo grande uomo di Dio fin dai giorni del nostro Signore e di aver sperimentato il suo ministero. Sin dal 1955. Voi tutti conoscete la mia testimonianza. In quel tempo, nell'agosto del 1955, avevo 22 anni e sono andato alle riunioni con la mia moto. E cosa posso dirvi? Ero in piedi alla reception dell'hotel e aspettavo che arrivasse il fratello Branham. E poi mi sono girato e lui è arrivato e mi disse semplicemente tu sei un predicatore del Vangelo. Indossavo abiti da motociclista, avevo 22 anni. Ma Dio gli rivelò che predicavo regolarmente nella Chiesa Pentecostale dal 1952. Ancora altre due esperienze e poi entreremo nelle sacre scritture. Nel 1958 avevo 25 anni e avevo visto tutto nella grande conferenza di Dallas in Texas. Tutti i più noti predicatori ed evangelisti erano lì a predicare al mattino e al pomeriggio. La sera era il fratello Branham che portava la parola. Ed io sono rimasto ad ascoltare e guardare il primo, il secondo, il terzo giorno e poi è arrivato per me il momento di parlare personalmente con il fratello Branham e di chiedergli che cosa c'era collegato nel suo ministero nel suo speciale ministero. E poi lui mi ha spiegato in cosa consiste l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Che tutto deve essere restaurato e che la Chiesa alla fine sarà così e crederà come all'inizio. E quando egli terminò, mise la sua mano destra intorno a me e mi disse, fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Sono stati momenti che non si possono descrivere, preziosi e di grande valore per me, perché Dio mi ha mostrato passo dopo passo la strada che gli sta percorrendo con la Chiesa. La terza di tutte le esperienze è quella del 22 e del 3 dicembre 1962. Sapete tutti che il fratello Branham voleva venire in Svizzera e all'inizio erano previste tre riunioni e alla fine se ne sarebbe tenuta solo una. E l'angelo del Signore disse al fratello Branham non fare il viaggio in Svizzera, ma ritorna a Jeffersonville perché è arrivato il momento dell'apertura dei sette suggelli. Era il primo aprile 1962 e poi arrivò il 2 aprile 1962. Quando il Signore mi diede la chiamata, e posso davvero ripeterlo in poche parole, è stato il giorno più importante nella mia vita di fede. E vorrei sottolineare che semplicemente ringrazio il Signore che nel nostro tempo Egli si è rivelato come allora quando camminava sulla terra. E mi chiedo chi nei duemila anni fra tutti gli uomini di Dio sia stato in grado di testimoniare a viso aperto di aver sentito la voce diretta del Signore. non in sogno, non nel sonno, ma con la piena consapevolezza di aver udito la voce diretta del Signore. E semplicemente mi rallegro che il Signore abbia dato una chiamata diretta quel lunedì che non potrò mai dimenticare. Mi ero svegliato presto. Mi sono preparato per la giornata e sono andato alla finestra. E naturalmente tirai le tende a destra e a sinistra, guardai fuori. La notte era passata, ma il sole non era ancora sorto. Ritornai dalla finestra quasi alla porta. Mi girai di nuovo e guardai verso la finestra. E dal lato destro della finestra venne la voce del Signore che mi ha attraversato il midollo e le ossa. Nessuno di voi può immaginare cosa significhi. E le prime parole furono, mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Caddi sulla mia sinistra, ma rimasi senza forze nel mio corpo. Dopo un po' riuscì ad alzarmi, ma ero tutto tremante. Tuttavia guardai di nuovo verso la finestra e dissi, caro Signore, non mi ascolteranno, hanno tutto in abbondanza e non sono pronti ad ascoltare. Avevo appena finito di parlare, quando giunse la potente parola del Signore. Mio servitore, sta per arrivare il momento in cui ti ascolteranno. Conoscete tutti l'intera testimonianza del 2 aprile 1962 e poi naturalmente le istruzioni che il Signore ha dato nel corso degli anni. Diciassette volte egli si è rivolto a me come mio servitore, dandomi delle istruzioni su cosa fare. Io guardo indietro ai molti, molti anni e sono grato al Signore dal profondo del mio cuore che gli ha chiamato fuori il suo popolo da tutti i popoli e da tutte le lingue. E ora che siamo qui a Zurigo, probabilmente è già stato menzionato dal fratello Bongadna o dal fratello Shere, per più di 50 anni ogni ultima domenica del mese sono stato a Zurigo. Indipendentemente da dove fosse il viaggio in ogni mese in tutto il mondo, sono sempre ritornato l'ultima domenica. Nei ben 50 anni in cui non sono stato qui, sono stato assente solo tre domeniche. Dio ha semplicemente concesso la grazia che la parola del Signore fosse proclamata sia qui a Zurigo che a Krefeld. E quando ora ascoltiamo i sermoni che sono stati predicati qui più di 30 anni fa, tutti i fratelli e le sorelle in tutto il mondo ringraziano Dio che si è preso cura di questo. Che anche ora, perché dal tempo del coronavirus, non è stato più possibile viaggiare, ma Dio si è preso cura che i sermoni siano stati registrati. Non sapevo nulla del fatto che i sermoni venissero registrati qui a Zurigo, ne sapevo nulla di chi stesse registrando tutto a Krefeld. Ma Dio ha semplicemente provveduto a questo. E anche adesso dico chiaramente, prima di andare nella breve parola di meditazione, non ho detto nulla a un fratello Zigla e non ho detto nulla a un fratello Andreas Mischis. Non ho detto una sola parola a un singolo fratello. Dio ha messo sul cuore dei fratelli di ordinare insieme i vecchi sermoni in modo che tutto il mondo possa ascoltare. E in tutte le lingue il fratello Jean Lambert oggi è qui. Il fratello Stefano Genton non è qui, ma che Dio possa benedirlo dalle ricchezze della sua grazia. Che Dio benedica il fratello Forestieri e tutti i visitatori che oggi sono venuti qui. Che Dio vi benedica tutti. Chi avrebbe pianificato tutto questo? Non io che Dio mi ha condotto in questo modo. In questi 60 anni non mi sono limitato a scrivere lettere circolari, a scrivere libri o a parlare di determinati temi, ma il cibo immagazzinato è stato distribuito. Ogni tema biblico è stato trattato. Che si tratti della deità, del battesimo, della cena del Signore, dell'elezione, del rapimento, tutti i temi biblici sono stati trattati biblicamente e anche proclamati. E la cosa bella è che l'attrezzatura di Krefelde e ora all'avanguardia. Una tecnologia che nessuno studio in Germania possiede ancora. Noi l'abbiamo nel centro missionario e possiamo trasmettere simultaneamente in 12 lingue. E prossimamente saranno 17. E poi seguiranno tutte le altre lingue, in modo che tutti nel mondo intero possano ascoltare e sperimentare ciò che Dio sta facendo in questo tempo. Vorrei anche dare i saluti del fratello Tati da Bruxelles che si è adoperato in modo che tutte le possibilità potessero essere utilizzate e che tutta l'apparecchiatura, così in inglese, tutto ciò che era necessario, in modo che ovunque si possa ascoltare, dove non potevano comprarla. Allora l'abbiamo comprata a Bruxelles. E l'abbiamo spedita e abbiamo fatto in modo che da Bruxelles sono state inviate 2222 apparecchiature nei diversi paesi. E ovunque tutte le assemblee e tutte le chiese possono unirsi a ciò che Dio sta facendo attualmente. Non è mai accaduto prima d'ora sulla terra che intere congregazioni vengano battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo e accettare il messaggio che Dio ci ha dato per grazia. Voi tutti lo sapete. Anche a questo si è riferito il fratello Branham. Quando ha parlato della luce soprannaturale che è discesa nel giugno 1933, mentre lui stava battezzando nel fiume Ohio, pensate a ciò, la stessa luce soprannaturale, la stessa colonna di nuvola e di fuoco che ha accompagnato il popolo di Israele per 40 anni, è scesa nei nostri giorni e con un potente fragore e ad un tratto la voce disse come Giovanni il Battista fu inviato per precedere la prima venuta di Cristo. Così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E poi il fratello Branham ha dovuto sottolineare e dire, non che io sia il precursore della seconda venuta di Cristo, ma il messaggio che Dio mi ha dato, precederà la seconda venuta di Cristo. E Dio ha anche fatto in modo che il giorno del mio compleanno, il 24 dicembre 1965, verso le 11 meno un quarto di sera, ho visto il fratello Branham salire su questa nuvola soprannaturale. Non avevo saputo nulla del suo incidente del 18 dicembre, nulla della sua sofferenza e della sua morte. Ma Dio ha condotto veramente in quel modo. Avevo fatto una breve preghiera e poi ho visto la nuvola bianca soprannaturale più a forma di colomba. Si potevano vedere meglio le ali nella stessa. E il fratello Branham era da questo lato su un'ala con un vestito ed è stato portato su. E io dissi allora in questa visione, fratello Branham, tu non sei il figlio dell'uomo, perché ti vedo salire su questa nuvola? Ed era esattamente il momento in cui lui è stato portato a casa dal tempo nell'eternità, il 24 dicembre 1965. E sapete tutti che io ero al suo funerale nell'aprile del 1966 e il 10 aprile ho pianto veramente per ore, piangevo soltanto, piangevo solamente, piangevo con Dio e dicevo «Oh Signore, come potrà essere preparata la sposa dell'agnello?» Senza il ministero che tu hai dato al tuo servitore e profeta? E fu cantato, sol a bifè, sol a bifè, per più di due ore. Io non cantavo, piangevo, ero straziato, non ce la facevo più. E poi è successo, quando sono ritornato in albergo dopo il funerale, che era il secondo o il terzo passo quando ho sentito la voce forte e chiara che diceva ora è arrivato il momento per te di andare di città in città a predicare la parola e a distribuire il cibo e sapevo esattamente cosa dovevo fare sono ritornato e la prima cosa che ho fatto è stata quella di dare le mie dimissioni. Ho predicato e lavorato per 15 anni guadagnando il mio denaro, ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di dare le mie dimissioni. E avevo un buon lavoro alla Nato perché conoscevo bene l'inglese. Ho dato le mie dimissioni. E loro hanno scosso la testa dicendo: Cosa ti è successo? Potei soltanto dire che d'ora in poi avrei fatto il lavoro a cui il Signore Dio mi aveva chiamato e io predicherò la parola come missionario. E così è accaduto che Dio ha davvero guidato e condotto tutto fin dall'inizio. Per riassumere in poche parole, vorrei ringraziarvi come fratelli e sorelle in Svizzera, sinceramente e onestamente, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per il sostegno dell'opera di Dio in tutto il mondo e anche a tutti in Austria. Dio si è preso cura di tutto e ha dato grazia per tutto, anche per tutte le lingue necessarie. Se sapeste, in quanti dialetti vengono tradotti? Non solo nelle lingue, ma anche nei dialetti parlati nei paesi. Dio ha fatto veramente grazia e questo va ancora detto. In tutti questi 60 anni ho avuto l'opportunità di stabilire i contatti in tutto il mondo. Io stesso sono stato in 165 o 167 nazioni e si sono dovuti stabilire dei contatti in modo che ora la parola del Signore abbia libero corso e possa essere ascoltata in tutto il mondo. E ringraziato sia il Signore. Che la prima promessa fatta ad Abramo si è adempiuta. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E ci arriveremo tra poco, quando leggeremo alcuni passi della Bibbia e arriviamo direttamente al pensiero principale che ora c'è. Quindi. Fratelli e sorelle, il ministero del fratello Branham era lo stesso che il nostro Signore svolgeva sulla terra in quel tempo. Ma questo è solo per attirare l'attenzione su ciò che era storicamente importante. Perché non importa quanti malati abbia guarito. E quali miracoli abbia fatto? Ho trasformato l'acqua in vino. Tutto è meraviglioso. Ed egli poteva dire alla donna al pozzo, tu hai avuto cinque mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. È la cosa principale che il fratello Branham ha sottolineato risale ad Abramo e a Sodoma perché sta scritto nei giorni del figlio dell'uomo quando egli si manifesterà sarà come ai giorni di Sodoma e come ai giorni di Lotte e come ai giorni di Noè e poi in quasi tutte le preghiere per i malati il fratello Branam fa riferimento al fatto che Lot fu chiamato fuori da Sodoma. Il Signore apparve ad Abramo e successivamente i due angeli si recarono a Sodoma. Ma il Signore fece ad Abramo la promessa che Sara sarebbe diventata madre. E poi il fratello Branham mette l'accento sulla promessa che Dio fece ad Abramo. E ora la data alla discendenza di Abramo. E fratelli e sorelle sono semplicemente sopraffatto dal fatto che i nostri fratelli hanno iniziato il Nuovo Testamento con i passi biblici dell'Antico Testamento. In Marco capitolo 1, nei primi tre versetti, ci sono due passi della scrittura dell'Antico Testamento. Isaia capitolo 40, versetto 3. Malachia capitolo 3, versetto 1. Nei primi tre versetti del Vangelo di Marco, se volete leggerlo, il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento della profezia biblica. Giovanni Battista era un profeta promesso. E così è iniziata la storia della salvezza nel Nuovo Testamento. Un profeta promesso. Ecco, io mando il mio messaggero per preparare la via davanti a me. Le promesse erano la cosa principale e la fede è ancorata nelle promesse. Ed è per questo che poniamo grande enfasi sulle promesse che Dio ci ha dato. Dove termina il Nuovo Testamento o l'epoca della Chiesa Neotestamentaria? Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga. Il grande e terribile giorno del Signore. E cosa segue poi? Egli volgerà il cuore dei padri e i figli. E voi sapete che questo passo è scritto in Luca capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 18, perché si è adempiuto attraverso il ministero di Giovanni Battista. La seconda parte del versetto dice, egli volgerà il cuore dei figli ai padri. Questa parte si è adempiuta nel nostro tempo, in cui il cuore dei figli di Dio è stato riportato ai padri, ai padri apostolici, al principio. E questo ci ricorda Atti degli Apostoli capitolo 3, dove sta scritto che il nostro Signore deve rimanere accolto nel cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Tutto deve accadere come sta scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E devo dirvi che sono rimasto così colpito dal fatto che l'inizio del Nuovo Testamento non è storia, ma adempimento della profezia biblica. È così che è iniziato e che si snoda come un filo conduttore in tutto il Nuovo Testamento. Sapete cosa ho fatto di recente quando ero così sopraffatto da questo pensiero? Che gli scrittori del Nuovo Testamento, gli apostoli, hanno riportato sempre di nuovo nel Nuovo Testamento ciò che era stato predetto nell'Antico Testamento. Sapete cosa ho fatto allora? Ho semplicemente letto l'intera epistola ai Romani e tenetevi stretti alle vostre sedie. 65 volte solo nella lettera ai Romani è stato fatto riferimento all'Antico Testamento, alle profezie bibliche dell'Antico Testamento. Sempre di nuovo, il rapporto dal Nuovo all'Antico e dall'Antico al Nuovo Testamento. Questa è la nostra forza. C'è l'Antico e il Nuovo Testamento ed entrambi si integrano in modo armonioso. Nell'antico le promesse, nel Nuovo Testamento il compimento. È la grazia che Dio ci ha dato in questo tempo che possiamo credere come dice la scrittura. E permettetemi di sottolinearlo. Non siamo una comunità religiosa qualsiasi, siamo il popolo di Dio in questo tempo. Dio ci ha fatto uscire dalla cattività babilonese, da ogni aberrazione e seduzione, da tutte le false tradizioni e dai falsi insegnamenti e ricondotti alla sua parola, perché solo nella parola possiamo essere santificati si potrebbero dire tante cose al riguardo e certamente era necessario che tutti coloro che avevano una parte in ciò che Dio aveva fatto dal primo momento in poi, cioè attraverso il ministero di Giovanni Battista, come potete leggere, tutta Gerusalemme e la Giudea, si recarono al Giordano per essere battezzati da Giovanni. E tutti confessavano i loro peccati e si lasciavano battezzare. E quest'uomo di Dio poteva dire, io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lo sottolineo ancora una volta, anche se mi ripeto. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento della profezia biblica. Potrei continuare. L'angelo Gabriele venne da Zaccaria e gli diede la promessa in merito a Giovanni Battista. Sei mesi dopo andò da Maria e gli diede la promessa della nascita. Del nostro Redentore. Soprannaturale, soprannaturale, profezie, promesse, tutto scorre come un filo rosso attraverso tutto l'Antico Testamento fino all'ultima profezia. Che il Signore voleva mandare un profeta in quel tempo e lo mandò come precursore. E nel nostro tempo egli ha nuovamente inviato un profeta con il messaggio divino, la santa parola che dimora in eterno. E questo messaggio l'abbiamo portato in tutto il mondo. E chi appartiene veramente alla Chiesa sposa crederà con tutto il cuore all'ultimo messaggio, senza sé e senza ma. Chi non crede è già perduto, è già perduto. Sì. Chi non crede fa Dio bugiardo e non deve venire affatto da me. Può chiudere la Bibbia? e poi andare a casa, è finito. Chi non crede Dio può chiudere la Bibbia e continuare per la sua strada. E cosa ha detto il fratello Branham? Il peccato originale è l'incredulità. E il nemico ha effettivamente messo al primo posto l'incredulità in ciò che il Signore Dio aveva detto ad Adamo. Ha Dio veramente detto? Lui ha seminato il dubbio, ha portato l'incredulità e la caduta è stata perfetta. E tutti sono stati nella morte. Sì, allo stesso modo il fratello Branham ha sottolineato l'incredulità, che è la nostra rovina. Chi si trova nell'incredulità non potrà mai e poi mai prendere parte al rapimento. Ora una domanda. Credete tutti che la seconda venuta di Cristo sia imminente? Dite amen. Amen. Credete tutti che Dio ha mandato il fratello Branham con un messaggio? Dite amen. Credete che l'abbiamo portato in tutto il mondo e che possa essere detto a tutti i fratelli su tutta la terra che il fratello Branham ha fatto la sua parte, io ho fatto la mia parte e il Signore farà la conclusione. Lodato e glorificato sia il suo meraviglioso e santo nome. Ora chiedo al fratello... Fratello Baungatna, sii così gentile. Leggi in primo luogo in Giacomo capitolo 5 dal versetto 7. Dalla tua Bibbia, sì. Giacomo capitolo 5 dal versetto 7 fino al versetto 10. Dal versetto 7, sì. Dal versetto 7, Giacomo capitolo 5, dal versetto 7 fino al versetto 10. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando. Finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori. Perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione, di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore. Amen, amen. Per favore, cari fratelli e sorelle, ricevete... E accettate oggi ogni parola. Oggi il Signore parla direttamente ad ognuno, personalmente, al singolare, anche se qui ci si rivolge a noi al plurale, perché siamo molti. Ma la parola del Signore va a tutti e si rivolge a tutti personalmente. Leggi ancora volte il versetto che riguarda il ritorno del Signore. Siate pazienti. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Sì, amen. Cari fratelli e sorelle, noi tutti sappiamo che abbiamo bisogno di pazienza per sperimentare l'adempimento delle promesse. E sappiamo tutti che l'anno prossimo saranno 90 anni da quando il Signore ha incaricato il fratello Branham di portare il messaggio che precede il ritorno di Cristo. Chi l'avrebbe mai pensato che sarebbero passati così tanti anni? L'avreste pensato voi? L'avrei pensato io? Ma Dio non ha voluto che alcuno di coloro che erano stati predestinati prima della fondazione del mondo andasse perduto, ma che tutti coloro che ne fanno parte odano anche la chiamata e credano. Ma ora vi dico che siamo molto molto vicini al ritorno di Cristo, molto molto vicini. Per favore leggi ciò che abbiamo annotato. Leggo in Romani capitolo 1, versetti 1 e 2. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture. Sì. Avete notato? Chiamato a essere apostolo per proclamare il messaggio di salvezza che Dio ha proclamato in anticipo attraverso i suoi santi profeti. Così Paolo ha proclamato il messaggio di salvezza di Dio basandosi sull'Antico Testamento e su ciò che ha che Dio aveva annunciato attraverso i profeti. Continuo a leggere. Leggo in Marco capitolo 1, Marco capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 3. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Malachia capitolo 3 versetto 1. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Raddrizzate i suoi sentieri lodato ed esaltato sia il nostro Signore. Ho già detto che è molto importante ritornare alla parola e poi sperimentare l'adempimento delle promesse della parola. E fratelli e sorelle, tutti coloro che credono alla promessa di Dio, per questo tempo che il Signore ha voluto inviare un profeta per riportare tutto nella giusta condizione. Chiunque creda e accetti questo con convinzione dal profondo del cuore sperimenterà personalmente la promessa. Dite amen, perché tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Continua a leggere. Luca capitolo 17, dal versetto 26 fino al versetto 30. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito. Fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Sì. Come ho già detto, il fratello Branham ha fatto spesso riferimento a questo passo della Bibbia. E leggeremo tra poco che il Signore Dio fece la promessa ad Abramo prima che Sodoma ed Gomorra fossero distrutte. E il Signore si rivelò personalmente agli eletti che erano intorno ad Abramo. Si sedette con Abramo e mangiò e bevve con Abramo. E il Signore si è rivelato nel nostro tempo. È venuto a noi ha mangiato con noi, ha bevuto con noi, ci ha dato la sua parola, così che possiamo dire veramente che il Signore è in mezzo a noi, come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Continuo a leggere. Leggo in Genesi capitolo 15 dal versetto 4 fino al versetto 6. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo, questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare e soggiunse tale sarà la tua discendenza egli credette al Signore che egli contò questo come giustizia sì sappiamo tutti che Abramo rimase in età avanzata senza un figlio e senza una figlia ed era molto triste per il fatto che un giorno il servo di Damasco sarebbe diventato il suo erede. E allora il Signore gli disse, questo non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. E qui il Signore fece già la prima promessa in riferimento alla nascita di Isacco prego leggo in Romani capitolo 4 versetto 3 Romani capitolo 4 versetto 3 Infatti che dice la scrittura Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia Anche noi crediamo Dio noi crediamo in questo caso non a Paolo, non a Isaia, non a Pietro, non a Giovanni, non a William Branham o al fratello Frank. Noi crediamo a Dio, crediamo a ciò che Dio ha detto, ciò che Dio ha promesso. E l'ho predicato in tutto il mondo. Non è sufficiente che un uomo di Dio colleghi a sé le persone che lo ascoltano. Ma la predicazione deve essere tale da mettere in contatto con Dio coloro che ascoltano, che possano sperimentare personalmente la comunione con Dio e poter ringraziare il Signore per aver parlato a tutti personalmente. A cosa ti serve se la promessa si realizza negli altri ma non in te? Credi a ciò che Dio ha detto, che ti è rivolto personalmente e il Signore adempirà la sua promessa in te personalmente. Prego. Leggo in Genesi capitolo 18 versetti 13 e 14 Genesi capitolo 18 versetti 13 e 14. Il Signore disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara, dicendo partorirei io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore al tempo fissato? L'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio. Lodato sia il Signore. Prima la promessa in generale e poi il punto. Al tempo fissato l'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio. Sara era nella tenda, ma naturalmente ascoltò ciò che il Signore disse e promise ad Abramo. E cari fratelli e sorelle, qui devo sottolineare e vi chiedo di farlo tutti, quando leggiamo insieme il versetto 11 di Ebrei, che lo prendiamo tutti a cuore. Prego. Ebrei capitolo 11, versetto 11. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Sì, pensate a questo. Sì, Sara disse improvvisamente, colui che mi ha dato la promessa è fedele. Sì, ma Dio aveva parlato ad Abramo, non a Sara. E Sara l'ha sostenuto. Leggi ancora una volta il versetto. Ascoltati attentamente. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. In Genesi capitolo 18, Sara rise dal profondo del cuore. Rise veramente. E il Signore disse ad Abramo, perché Sara ha riso? E poi, fratelli e sorelle, il Signore parlò ad Abramo. E Sara sentì ciò indirizzato a lei personalmente, perché lei era una parte di Abramo. La promessa che Dio aveva fatto ad Abramo non poteva essere adempiuta senza Sara. E fratelli e sorelle, senza di noi tutte le promesse non possono essere adempiute. Solo con noi e attraverso di noi. Dio ha parlato a noi. Non ha parlato accanto a noi. Ma come ha parlato ad Abramo, egli ha parlato a me. Mi ha dato la stessa promessa. Non importa a chi il Signore abbia parlato qui e a te e a me allo stesso tempo. E noi siamo partecipi di ciò che Dio ha promesso. Continua a leggere. Atti degli Apostoli capitolo 1 versetto 4. Trovandosi con essi, ordino loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Comprendiamo questo noi tutti che siamo qui e coloro che forse ascolteranno dopo. Cosa significa? aver ascoltato le sante parole rivelate di Dio in questo tempo, di credere ed essere partecipi di ciò che Dio sta facendo attualmente. Credo che oggi ci sia solo una persona tra noi che ha udito e sperimentato il fratello Branham nel 1955. E questa è probabilmente la nostra sorella Brunna. Sorella Brunna, sei qui? Alzati in piedi per una volta. Si è alzata? Sì? Prego? Sì, Dio ti benedica. Tuttavia, tutti noi e tutti quelli che sono qui, che non hanno sentito personalmente il fratello Branham, non hanno sentito personalmente neanche il Signore, non hanno sentito personalmente Paolo, ma hanno ascoltato la parola che Dio ha pronunciato attraverso i suoi servi. E possiamo dire che milioni di persone hanno ascoltato il fratello Branham. Ma quanti hanno ascoltato Dio? Chi ha compreso che la profezia biblica trova il suo compimento e che il Signore ha mandato il suo servitore profeta secondo la promessa per riportare tutto nella Chiesa nella giusta condizione? E come ora abbiamo già il passaggio al Nuovo Testamento, già di nuovo l'adempimento della Scrittura. E cioè l'adempimento in Atti, capitolo 1, nel capitolo 2, adempimento della Scrittura. Nel capitolo 3, adempimento della Scrittura. Continua a leggere. Seconda Epistola e Corinzi, capitolo 1, versetto 20. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 1, versetto 20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Diciamo tutti amen a questo. Senza di noi, Dio non può adempiere nessuna promessa che Egli ha dato per questo periodo di tempo. Volete sottolineare nella vostra Bibbia la parola noi in due Corinzi, nel primo capitolo? Per favore sottolineatelo. Potete sottolineare tutti e tre i versetti. Per favore. Leggilo ancora una volta. È ora che Dio possa veramente parlare a voi personalmente, non ad altri, ma a voi e a me. Leggi. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Noi siamo figli della promessa e crediamo ogni promessa e le vedremo adempiersi. Noi crediamo nel ritorno di Gesù Cristo, è naturalmente una promessa: io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Una promessa. Noi siamo figli della promessa. Crediamo ad ogni parola della promessa. E attraverso di noi e con noi tutte queste promesse si adempiranno. Non c'è nessun adempimento senza di noi. Non c'è nessun rapimento senza di noi, con noi. Oh Dio. La chiamata fuori, la chiamata fuori, la preparazione, tutto con noi e attraverso di noi. Tutto, tutto. Continua a leggere. Leggo in Ebrei capitolo 6, versetti 17 e 18. Ebrei capitolo 6, versetti 17 e 18. Così Dio. Volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Si è ringraziato il Signore. Egli non solo ha dato le promesse, ma è intervenuto con un giuramento. Che nulla può essere cambiato, immutabilmente, di ciò che Dio ha deciso nel suo piano di salvezza. E possiamo ringraziare con gioia il Signore di poter sperimentare personalmente quest'ultimo periodo il più importante della storia dell'umanità, il più importante della storia divina di salvezza e possiamo esserne partecipi. E quante volte il fratello Branham ha usato l'espressione la gente ringrazia Dio per quello che egli ha fatto? E per quello che egli farà e passa accanto a quello che egli fa attualmente, con noi non è così. Ma in Luca, capitolo 19, sta scritto che il Signore si recò sul Monte degli Ulivi, guardò sopra Gerusalemme e pianse amaramente, e disse, oh, se tu avessi conosciuto in questo tuo tempo l'ora della tua visitazione divina, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. A chi era nascosto? a tutti coloro che avevano rigettato il ministero di Giovanni Battista. Poi loro rigettarono il ministero del Signore e a loro è rimasto nascosto. Ma coloro che avevano ascoltato la parola che Giovanni Battista aveva predicato, si erano ravveduti e avevano confessato i loro peccati. E sta ancora scritto che furono battezzati per il perdono dei peccati, già in vista del perdono che sarebbe avvenuto. E noi ringraziamo il nostro Signore per il sangue del nuovo patto, per le promesse che Egli ha fatto. Noi ringraziamo Dio per l'adozione di figli. Ringraziamo Dio per la grazia che Egli ci ha dato e possiamo veramente testimoniare al riguardo per grazia. Noi crediamo la parola promessa per questo tempo. E come Giovanni Battista era in grado di testimoniare del suo ministero, quando gli fu chiesto in Giovanni capitolo 1: Sei tu il Cristo? Lui disse no. Sei tu il Profeta? No, non lo sono. Sei tu Elia? No. Ma poi viene il versetto 23. Allora coloro che furono mandati per parlare con lui dissero: Dobbiamo rispondere a coloro che ci hanno mandato. Chi sei tu? E allora egli rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, appianate una strada per il nostro Dio. Così come Giovanni sapeva quale passo biblico si applicava a lui, così Paolo sapeva quale passo biblico si applicava a lui. Così il fratello Branham sapeva quale passo biblico si applicava a lui. E fratelli e sorelle, vi ho già parlato alcune volte in merito all'esperienza di Edmonton. E con questo arriviamo alla conclusione. Il tempo è avanzato. Ma nel 1976... Quando il messaggio aveva già raggiunto l'estremità della terra e la parola del Signore era stata veramente portata da una nazione all'altra, io stavo tenendo delle riunioni a Edmonton in Canada e poi è arrivato Donny Beblitz da Whitehorse, Ontario, e quel sabato mattina Verso le 10, lui disse, vorrei parlare con il fratello Frank. Non ci eravamo mai incontrati prima. E poi lui ha parlato del ministero del fratello Branham. E improvvisamente disse, fratello Frank, ora vengo alla mia domanda. Il ministero del fratello Branham... E nella Bibbia. Che ne di te? Il tuo ministero è anche nella Bibbia? E io iniziai a fare la voce grossa e dissi, taci, non parlare così. Lo ripresi aspramente e gli dissi che non doveva chiedere né dire una cosa del genere. Questo è stato il sabato e la domenica mattina voi non avete idea. Di nuovo un'esperienza soprannaturale che trovate così potente e che non potrete mai dimenticare. Anche lì mi ero già vestito. Mi ero alzato, avevo steso il braccio e volevo prendere la mia Bibbia. E non appena presi la Bibbia, il sole splendeva già nella stanza e la voce potente del Signore venne. Il Signore stava alla finestra, sulla destra, e disse ad alta voce, a non più di tre metri da me, mio servitore, io ti ho incaricato, secondo Matteo capitolo 24, dal versetto 45 al versetto 47, per distribuire il cibo al tempo convenevole. Questo è vero come vera questa Bibbia. Io caddi di nuovo a terra, ma sono grato a Dio. Così il Signore si è preso cura di entrambi. In primo luogo che io andassi di città in città ad annunciare la sua parola e in secondo luogo che trasmettessi il cibo immagazzinato ai domestici. Perché è così che il fratello Branham ha sottolineato, come sta scritto in Amos, il Signore manderà una fame di ascoltare le sue parole. E Dio ha mandato una fame di ascoltare le sue parole. E la parola o le parole del Signore sono state rivelate al fratello Brana. E il Signore ha fatto grazia che io ho con me tutti i millecento sermoni del fratello Brana. Questo non ce l'ha nessun uomo sulla terra. Quando i fratelli dal Canada e dagli Stati Uniti sono stati in visita a Krefeld nel 1976 e hanno visto l'intera esposizione dei sermoni del fratello Branham. Hanno scosso la testa e hanno detto: come è stato possibile che tu sia in Germania e hai tutti i sermoni del fratello Branham? Ma il fratello Branham. Mi aveva detto che il cibo è nei sermoni registrati su nastro e io avrei dovuto immagazzinarli e li ho immagazzinati e ho ascoltato attentamente ogni predicazione. E molti dei sermoni più importanti, soprattutto degli anni 60, li ho tradotti. E resi disponibili a tutti. Dunque, concludiamo questa riunione speciale e vorrei che ci fosse un coro. Questo è il giorno, questo è il giorno che il Signore ha fatto. Il giorno che il Signore ha fatto per voi, tutti, cari fratelli e sorelle sia qui in Svizzera, sia in Austria, sia in tutti i paesi limitrofi, sia in tutta l'Europa o in tutto il mondo. La scrittura si adempie sotto i nostri occhi. Potremmo guardare in Matteo capitolo 24, Luca capitolo 21, Marco capitolo 13 e soffermarci sull'adempimento della profezia biblica e parlare al riguardo. Potremmo guardare a Gerusalemme, potremmo parlare al riguardo, ma questo giorno è consacrato al Signore. E come certamente il Signore mi ha fatto sperimentare il rapimento, e voi tutti sapete, quando ciò è accaduto? Nel gennaio 1981. Voi tutti lo sapete. Avevo contratto la malaria tropicale ed ero stato abbandonato dai medici. Il lunedì venne un medico e un assistente medico e due infermiere. Il martedì venne un'intera equip di medici. E il professor Talde Tali e tutti dissero, purtroppo non si può fare nulla, i globuli rossi esistono solo in poche percentuali, la tua vita è giunta alla fine, purtroppo dobbiamo dirtelo. E cosa è accaduto? Poi arrivò il mercoledì e ho aspettato e il giovedì... Sono arrivate due infermiere che mi hanno spinto nella stanza della morte, nella stanza dei moribondi. C'era una tenda a destra e una a sinistra. E fui portato nella stanza della morte, abbandonato alla malaria tropicale, perché i globuli rossi erano distrutti e la mia vita stava per finire. Ma io ero così calmo, nulla mi preoccupava, ero così intimamente in comunione con il Signore e volevo dire, era già venerdì, probabilmente era già venerdì, volevo dire, Signore, come sto davanti a te? E lì, in quella stanza della morte, in quella piccola stanza... Ho pronunciato le parole per quanto poteva ancora parlare e ho detto, caro Signore, come sto davanti a te. E un attimo dopo fui preso fuori dal corpo nella gloria e ho visto l'innumerevole moltitudine. Tutti erano giovani, tutti erano giovani. E per quanto si poteva vedere... Potevo vedere tutto. Nell'aldilà non c'è distanza. Lì si vede la fine come l'inizio. Si vede ogni cosa molto chiaramente, che sia a dieci metri da voi o a 100 metri. Si vede tutto allo stesso modo. E vi dico quello che ho sperimentato lì, la gioia, quando i fratelli e le sorelle, come se mi stessero aspettando. E poi è arrivato il momento in cui tutti si sono girati, guardando verso di me, si sono girati verso destra. Ed ecco che c'era la gloria di Dio che scendeva. E siamo stati effettivamente presi su. E abbiamo visto la nuova Gerusalemme che scendeva. E siamo stati presi su nella Nuova Gerusalemme. Quello è stato nel gennaio 1981. Il Signore viene, Egli viene nel nostro tempo e noi saremo là. Voi che credete la parola di Dio sarete là. Per favore, non date posto al diavolo. Credete con tutto il vostro cuore e il Signore completerà la sua opera in noi tutti, indipendentemente dalle difficoltà. Noi tutti passiamo attraverso dei problemi, passiamo attraverso delle difficoltà, sia che siamo vecchi o giovani, uomini o donne, sia nel matrimonio, sia nelle famiglie, ovunque possa essere. Attraversiamo tutti delle difficoltà, ma per favore... Portate nel vostro cuore la parola della promessa, portatela come vivente. E ricordate Sara che ascoltò semplicemente ciò che diceva il Signore e sentì ciò indirizzato a lei personalmente. E a noi tutti è stato indirizzato personalmente, perché solo attraverso di noi, come suo corpo, come sua Chiesa, il Signore può fare il compimento e noi lo ringraziamo per aver mandato i suoi profeti e per il fatto che il Signore non deve piangere su di noi, ma che Egli ha gioia in noi perché siamo diventati credenti, credenti biblici e siamo stati battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E crediamo biblicamente nella completa redenzione dello spirito, dell'anima e del corpo. Che il Signore ha perdonato la colpa, ha guarito le malattie e ci ha liberato da ogni schiavitù. A Lui sia la gloria per tutta l'eternità. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi e che qualche fratello ringrazi brevemente il Signore. Alleluia. Sì, cari fratelli, che oggi qualche fratello ringrazi brevemente il Signore in preghiera. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per le tue potenti parole di questo pomeriggio. Signore, ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola che possiamo avere, Signore, per tutte le tue promesse che sono sì e amen. E noi possiamo essere figli della promessa. Signore, ti lodiamo e ti esaltiamo per la potente opera di redenzione sul Golgotha che è stata fatta per noi, Signore. Oh. Ti ringraziamo che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Che grazia, che privilegio ci è stato dato, Signore che ci è stato permesso di ascoltare questo ultimo messaggio divino, di riceverlo, di collocare tutto correttamente. Signore, ti lodiamo e ti esaltiamo per una simile grazia. Ti ringraziamo per il ministero profetico del fratello Branham. Ti ringraziamo per il ministero speciale del fratello Frank. Signore, ti lodiamo e ti esaltiamo. Il fratello Branham ha eseguito il suo ministero. Il fratello Frank ha eseguito il suo ministero. Signore, noi confidiamo in te. Sappiamo che ora tu porrai la cima della piramide. Tu stesso completerai l'opera di redenzione e per questo ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e ti lodiamo ed esaltiamo. Ti ringraziamo anche che tu benedici l'intera schiera acquistata col sangue in tutto il mondo, Signore. Benedici anche tutti i fratelli nel servizio. Dona grazia che possano continuare nella verità della tua parola. Ti lodiamo e ti esaltiamo, Signore. Benedici oggi in mezzo a noi, giovani e anziani, grandi e piccoli, tutti insieme, Signore. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Ti presentiamo anche la riunione dei giovani all'inizio di agosto. Signore, mettiamo tutto il resto nelle tue mani e confidiamo che tu condurrai ogni cosa in modo glorioso. Signore, continua ad essere con noi, coprici con il tuo prezioso e santo sangue, inonda specialmente il nostro caro fratello Frank, che sta accanto a me, Signore, e rialzalo nuovamente, completamente, con la tua mano salvatrice. Signore, ti lo diamo e diamo solo a te la gloria. Nel nome santo di Gesù. Amen. 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 Stringetevi l'un l'altro la mano, augurandovi la benedizione di Dio. Amen. 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 du hier